questa è una di quelle giornate in cui purtroppo non si può fare affidamento sul tempo. La cosa non è un evento raro, per la verità, a queste latitudini. La pioggia prevista per la serata non sembra comunque preoccupare i numerosi supporter giunti fin qui. Come potete sentire dai cori di incitamento, sono accorsi numerosissimi. Siamo certi che, pioggia o meno, stasera sarà il pubblico a fare la differenza. I colori bianco e nero campeggiano ovunque qui all'Allianz Stadium, la nuova casa della Juventus, dal 2011. Amichevole di lusso tra due squadre che non hanno nulla da invidiarsi l'una l'altra. In un certo senso è quasi un peccato che sia soltanto un amichevole. Vorresti sempre assistere a partite di questo genere. In una stagione non si ha la fortuna di vederne tante. Resta comunque un'ottima occasione per gli allenatori di provare nuovi schemi contro avversari di alto livello. La partita è iniziata. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Chiellini sicuramente. Forte, alto, un difensore dalla grande fisicità. Tanto roccioso in difesa quanto pericoloso su calci piazzati in avanti. Non mi stupirei di vederlo protagonista in entrambe le aree oggi. Ma guarda, mi trovi assolutamente d'accordo. Le sue capacità di guidare e organizzare la difesa saranno fondamentali. Prova la giocata nello spazio. Conclusione! E poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Prova il filtrante. Prova la giocata di Fino. Alessandro. Grande movimento nello spazio. Può metterla in mezzo. Ci mette una pezza. Niente da fare, il giocatore al di là della linea difensiva, fuori gioco. Bravo qui il guardalinea, era offside. Credevo fosse in posizione regolare, ma il guardalinea ha alzato la bandierina. Lancio lungo del portiere. José Mauri. Rodriguez. Rimessa laterale. Vuole la profondità. E passa. Cerca un compagno. Pallone rasoterra in aria. Bentancur la gioca in profondità. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. José Mauri. Sulla destra. Che sì. Bakayoko. Di forza. Che sì. Allarga il gioco a destra. Calabria. Cerca spazio. Suso scatta verso il pallone. Bonucci. Alessandro cerca la fondo sulla sinistra. Tocco morbido. Bernardeschi scatta verso il pallone. Cerca il numero. E sarà rimessa con le mani. Lo mette in mezzo. Libera tempo. Ci prova. Prova a passare con un pallone profondo. Ha spazio sulla fascia. E va. E il portiere ci mette una pezza. La palla oltrepassa la linea di porta. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla. L'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. La Juve
Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Finiscono così 45 minuti di calcio, una prima parte non certo avara di emozioni nonostante ci sia un solo gol a referto. Hanno mostrato sprazzi di buon calcio e sono... Si riparte per il secondo. I giocatori devono continuare a fare la loro partita e pensare di essere ancora sullo 0-0. Nessuna delle due parti può allentare la concentrazione proprio adesso. Cristian Zapata. Vuole la profondità. Çalhanoğlu raccoglie un passaggio dalle retrovie. Bertolacci ha la possibilità di andare verso la porta. Mandzukic, il suo pallone è morbido, sulla fascia, è libero, si libera la grande. Ottima giocata, può crossare. Cristian Zapata si fa trovare al posto giusto e allontana. Cristian Zapata sbroglia la situazione, la butta via e fa respirare la difesa. Cerca un compagno. Çalhanoğlu cerca spazio. Stavano subendo un contropiede insidioso, ma ci hanno messo una pezza. João Cancelo prova a prolungare. Spazzatura. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio, vediamo se la squadra ne avrà beneficio. E no, niente, è finito il fuorigioco. Si stanno muovendo molto bene, la difesa è alta e compatta. Bernardeschi. Splendidamente il tempo è scivolata. Tentativo di allungare il gioco. Ecco il tiro! Ha segnato! Due gol in più e partita saldamente nelle loro mani. Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento con il gol. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Çalhanoğlu se ne va. Dunque rimessa laterale. Ottimo intervento. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Questa la palla, prova a passare con un pallone profondo e passa. Drone. C'è il pallone sulla traversa, allontana il pericolo, prova la giocata nello spazio, prova il filtrante, riceve il passaggio, si libera la grande. Paulo Dybala è dominato fisicamente. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara.
Una vittoria assolutamente meritata. Sono scesi in campo concentrati, si è visto subito, hanno dato il massimo. Adesso possono esultare. Qual è la tua analisi di questa gara, Luca? Questo è il classico esempio di partita vinta perché una squadra ha sfruttato meglio dell'altra le fasce laterali.